Buongiorno, ben trovati. Torna lo spazio dedicato alla medicina, pillole di salute. Oggi l'argomento mi sta particolarmente a cuore. Intanto vi presento il nostro ospite, il professor Felice Nunziata, pediatra. Perché mi sta particolarmente a cuore? Perché ormai ne ho fatto una questione di principio, è la mia missione. Spiegare ai genitori che i bambini vanno vaccinati. È vero, dottore? Altro che, altro che. C'è una polemica pretestuosa che è nata un poco qualche anno fa da parte di uno scienziato importante anglosassone, un tal Wakefield, il quale ci mandò tutti nel profondo sconforto perché mise in relazione il vaccino contro il morbillo con l'autismo. Poi è stato cancellato col pubblico ludibrio da tutta la comunità scientifica. Quindi lui non fa più il medico, non può dire più queste cose. Assolutamente, e perché noi pensiamo che i delinquenti siano o gli stregoni siano solo in Italia, invece non gli fu sponsorizzato un lavoro per cui pubblicò dei dati falsi e mise in relazione l'autismo col vaccino antimorbillo, cosa confutata dalla comunità scientifica, ma ogni tanto su internet, maneggiare con cura, su internet viene fuori sempre le leghe contro il vaccino, però stiamo attenti perché c'è l'autismo, non c'è assolutamente nessun tipo di relazione. Ma c'è un riverbero spaventoso poi sui social, ci sono persone che ancora condividono dei post, delle foto, dei racconti molto vecchi. Assolutamente. Allora, intanto tranquilli, non c'è nessuna correlazione con conseguenze così catastrofiche. Assolutamente. Anzi, è semmai vero il contrario, se non si vaccina il bambino si va incontro a delle grandi difficoltà. Ma noi adesso abbiamo problemi enormi perché la copertura vaccinale, che quella ottimale sarebbe del 95%, che significa? Significa che se la copertura vaccinale arriva al 95%, anche i non vaccinati per motivi particolari, perché ci sono anche delle malattie gravi che non consentono l'uso della somministrazione del vaccino, praticamente quelli si gioverebbero della non vaccinazione ma dei vaccinati. Per cui noi crollando la copertura vaccinale avremo dei problemi enormi e verranno fuori delle malattie che molti non conoscono più, per cui, ma che ci saranno sicuramente, come il morbillo. E il morbillo, ogni tanto ci sono dei cluster che sono dei gruppi che non sono epidemie, però non sono tali da poter parlare di fatti statisticamente non significativi che fanno paura. Professor Nunziata, ma una volta si moriva di morbillo, cioè sì, abbiamo perso la memoria, perché certo noi pensiamo che il morbillo sono 3-4 giorni nel letto, no. È una malattia seria. 6 giorni nel letto, per la verità. Ecco. Anche più di 4. 6 giorni nel letto, ma il morbillo può dare delle complicanze banali, ma anche delle complicanze molto importanti, tipo la meningoencefalite, fino a quella che è un'encefalite sclerosante subacuta, che può venire anche dopo un anno, due anni. Di von Bogaert si chiama, che per fortuna non si vede, ma quando ero, ahimè, tanto tempo fa, gettonato al Pausillipon, ci capitò di tenerla, una cosa del genere, fu una tragedia per la famiglia, naturalmente. Naturalmente. Io vorrei approfittare della presenza di uno scienziato per spiegare qual è il meccanismo del vaccino, che poi tutto sommato è una delle invenzioni grandiose che ha fatto la medicina e se ne parla male piuttosto che bene. Il vaccino è un'attività furba, è veramente stimola, un colpo di genio. Certo, perché per esempio lei ha parlato di quello, abbiamo cominciato a parlare di quello contro il morbillo, è un vaccino a virus vivo attenuato, per cui che fa? Iniettiamo il virus attenuato e praticamente stimoliamo il sistema immunitario. Per cui non, si può avere il piccolo morbillo, che è una banalità, dopo 8-12 giorni, qualche macchiolina addosso con febbre, significa addirittura che è certo che ha fatto effetto la vaccinazione. Per cui diciamo che io ricordo sempre, ecco, stiamo facendo una chiacchierata, quindi molto informale. Consideri che a casa molto informale. Le persone vogliono istruzioni per sì, l'uso, perché noi vogliono essere tranquillizzati. Tornando anche al discorso della paura del vaccino, c'è stato l'Ebola. Tutti volevano il vaccino per l'Ebola che non c'era, perché avevamo paura che si morisse. Certo. Adesso pensiamo che queste malattie come il morbillo, non si muore perché non si vede più. Tanti anni fa un padre dell'umanità che non ha guadagnato nulla perché non brevettò e non l'ha voluto mai brevettare, un tal Sabin,
che mise appunto, mise in essere, scoprì il vaccino contro la poliomielite. Se si ricorda qualcuno, claudicante, che negli anni 70, 60, c'era in qualsiasi classe elementare, c'era un soggetto che era claudicante, adesso per fortuna non si vede più. Si è visto che praticamente noi abbiamo fatto polio free, il mondo dovrebbe essere polio free, significa libero dalla poliomielite, però ci sono purtroppo oggi ancora dei gruppetti che ogni tanto si vedono, perché proprio per la scarsezza della copertura vaccinale. Quindi bisogna stare attenti a questo. Adesso ci sta quest'altro, la meningite. La meningite che terrorizza. Intanto diciamo che esistono più tipi di meningite. Infatti non esiste. Quando dicono, insomma, ci sta il vaccino, ha fatto il vaccino contro la meningite. Non esiste il vaccino contro la meningite. Contro alcuni germi che possono provocare la meningite. Quelli più di uso comune sono il pneumococco e il meningococco. Ma c'era anche l'emofilo, che facciamo a tutti, nell'esavalente, nella vaccinazione obbligatoria nel corso del primo anno di vita, per cui dell'emofilo, dell'influenza tipo B, che non ha nulla a che vedere con l'influenza, perché è un germe, mentre l'influenza è un virus, e praticamente non si vede più. Però si vede ancora il pneumococco, anche se si vaccina lo stesso, però si vede di meno, ma siccome sono 92 sierogruppi, 13-14 sono quelli che interessano la patologia nell'uomo, e infatti c'è un vaccino, l'antipneumococco, contro 13 sierotipi. Poi ci sta l'antimeningococco, ci sta A, B, C, W135, Y. Quelli più importanti sono C e B, adesso per fortuna c'è anche quello contro il B, per cui che sono dei vaccini completamente tranquilli. È chiaro che il vaccino è come un farmaco, quando te lo inietti puoi avere una reazione, ma quella importante è quella immediata, per cui si consiglia, ma questo è un fatto che va da sé, di rimanere il soggetto vaccinato almeno 30 minuti nell'ambito del centro vaccinale, perché le reazioni immediate, tipo shock anafilattico, che tu non puoi prevedere, però se accadono devi sapere intervenire. Sapere intervenire, ecco, certo. Questo. Ed è opportuno che si rimanga in quell'anno. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere, io ho una grande curiosità sin dall'inizio. Con il tampone faringeo, quali tipi di problemi si evidenziano? Allora, uso e abuso, io direi, del tampone faringeo. Il tampone faringeo, come uso comune, serve per individuare lo streptococco beta-emolite di gruppo A, che alberga nel cavo orale del soggetto malato. Allora, quando si fa il tampone faringeo? Non è che si fa a tutti quanti, si fa se dopo i due anni, perché nei primi due anni difficilmente attecchisce, è rarissimo che possa attecchire lo streptococco beta-emolitico. In genere fino a quell'età sono tutte malattie virali, per cui il tampone non serve assolutamente a granché. Allora, il tampone faringeo ti mette in evidenza se hai sintomi e se devi dare l'antibiotico contro lo streptococco. Questo serve. Quando si fa, a ragion veduta, si fa la cura, un errore che si commette abitualmente, si rincorre la negativizzazione, che non si deve mai fare, perché potresti averlo sempre positivo e non essere malato. Quindi anche la ripetizione nel tempo aiuta, ma la valutazione spetta al medico. Sempre, ecco. Sempre. Ci sono dei segni cardine che ti devono fare, il palato punteggiato, devi avere soltanto una cosa, non ti deve colare il naso, cioè devi avere un linfonodi laterocervicale. Ci sono dei segni che ti fanno capire se hai una tonsillite streptococcica o non ce l'hai. A questo punto poi, visto che abbiamo dato questa importante informazione ai nostri telespettatori, ritornando ai vaccini e a quello contro l'influenza stagionale, lei lo consiglia, lo fa praticare ai suoi piccoli pazienti? Allora, guardi, c'è un atteggiamento anglosassone che dice di vaccinare tutti i bambini al di sopra dei 6 mesi. Non è un atteggiamento che abbiamo noi come Società Italiana di Pediatria e anche Europea di Pediatria. In genere si vaccina contro l'influenza il soggetto a rischio, bambini cardiopatici, asmatici gravi, diabetici, chi ha deficit immunitari particolari. Il fatto che sia dedicato soprattutto a soggetti a rischio non significa che non si possa vaccinare il soggetto normale, però c'è un motivo. Tra i 2 e i 4 anni, 5 anni, un soggetto sano si fa almeno 6-7 infezioni virali all'anno, per cui ne risparmierebbe una col vaccino.
Ecco, quindi è vero che poi la scuola, la comunità scolastica è anche un banco di prova, cioè questi bambini si preparano alle infezioni che prenderanno da adulti, si rinforzano. Sì, il sistema immunitario si deve sviluppare. C'è anche una cosa da dire importante. I bambini che si affacciano alla comunità, in comunità, si ammalano più spesso, come dicevo prima. Ma questo non significa che non sia un soggetto normale, però serve anche come discrimine per valutare se un bambino sano o mediamente sano, perché un bambino che si ammala è soltanto uno sfortunato che ha il contagio, però si ammala e guarisce. Un bambino che si ammala frequentemente e guarisce male, allora deve essere attenzionato con un linguaggio da commissario di polizia. Fa ancora caldo, appena arriverà il freddo si riempiranno i pronti soccorso degli ospedali pediatrici di genitori in ansia perché non riescono a misurare la gravità delle condizioni del proprio figlio. La verità è quella, le persone vanno perché hanno paura. Allora, quando è che bisogna poi effettivamente allarmarsi? Quali sono i segni di una febbre troppo alta, di una reazione o di una mancata reazione da parte del bambino che devono effettivamente indurci a portarlo subito al pronto soccorso? Allora, condizioni scadute. Allora, pure una febbre molto alta non è sinonimo di malattia grave, a meno che non abbia meno di 3 mesi. Perché se un bambino ha meno di 3 mesi e ha la febbre, già non ci dovrebbe essere la febbre, quindi tu devi escludere una malattia grave. Questo è fondamentale. Certo. Poi, più in là che si va crescendo, a meno che non sei abbattuto, più alta, paradossalmente, più alta è la febbre, ma se le condizioni non sono scadute, significa che ci troviamo nel 99% di fronte a una malattia virale, per cui puoi maneggiare con più tranquillità. È ovvio, il bambino è abbattuto, assume posizione particolare, a macchia addosso, allora devi escludere la meningite. Cominciamo a ragionare su questo. Quindi ci sono dei parametri, però io dico sempre, non è che tutte le febbri devono far paura, però nei periodi intervallari, quando riusciamo a far scendere la temperatura, se il soggetto è in condizioni discrete, non c'è grosso problema. Se invece, anche quando ha meno febbre, sta abbattuto, bisogna correre al pronto soccorso. Io devo chiederle un'ultima cosa. Prego. Non voglio inimicarmi naturalmente le armate della tachipirina che marceranno contro di me, ma questa tachipirina che si dà quando ci stanno due lineette, 37, 37 e mezzo... Ha sfondato una porta aperta. Chi mi conosce sa che lo dico da tanto, tanto, tanto tempo. Adesso ci sono le linee guida che sono state recepite anche dalla Società Italiana di Pediatria. La corsa a far scendere la temperatura è sbagliatissima. Di fronte a un evento virale, il virus non si combatte con l'antibiotico perché non serve. Quindi si deve autolimitare. A 38 e mezzo comincia a morire il virus. Se noi mettiamo solo antibiotico, 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 invece di durare 3 giorni dura 5. Uno. Secondo, gli anglosassoni dicono che va dato l'antipiretico soltanto se il bambino è distressed, se è disturbato, se non mangia, se non dorme o abbattuto, allora in quel caso è giustificato. Ma altrimenti poi la paura e la convulsione, perché questo si è visto oggi, ma lo sapevamo già da qualche tempo. Lei dice oggi, paura, quello è il terrore di tutti i genitori. Ma io dico una cosa, di fronte a una convulsione febbrile semplice, che è coreograficamente drammatica, non clinicamente drammatica, fa paura ovviamente, perché un genitore all'improvviso, un bambino normale, se lo vede in condizioni completamente cambiate, si è visto che se è destinato a fare la convulsione, la fa lo stesso. Perché ci sono dei virus tipo adenovirus, rotavirus, rinovirus che sono implicati quasi sempre nel determinare queste convulsioni. Oltretutto, correre appresso alla temperatura sei perdente, perché addirittura puoi rischiare di intossicare da farmaco il bambino. Dicevano i nonni, la febbre deve sfogare. Deve sfogare, vabbè, se diciamo che è giusto, in medicina non c'è nulla di assoluto, per fortuna, però ci sono dei parametri entro i quali ti devi muovere. In ogni caso non ci sono controindicazioni sulle bendature con acqua fredda? No, quelle non servono a nulla. Quelle non servono a nulla perché la temperatura, questa è la temperatura esterna, questa è l'acqua e il ghiaccio, serve nel colpo di calore. Nel colpo di calore oppure in una patologia particolare si chiama disautonomia familiare, che ti dà una febbre che non è centrale e quindi la febbre praticamente, se io metto il ghiaccio nella febbre normale,
do soltanto uno stress al bambino, sì, perché ha il brivido, chiaramente non mettiamolo sotto le coperte, però nemmeno nudo, quello che si diceva un tempo, teniamoli sempre nudi, ghiacciati, ha poco significato, disturbiamo, certo, sul disturbo. Perfetto. Allora io, professor Felice Nunziata, intanto spero di riaverla con noi. Con molto intanto, piacere. Intanto sono convinto, io sono un genitore di figli piccoli, quindi mi sento gratificato dalle cose che ha detto, sono sicuro che anche a casa abbiano recepito alcuni dei suoi importanti consigli. La ringraziamo, la rivogliamo presto da noi. Io ringrazio anche il pubblico a casa e Pillole di Salute torna presto.